Buonasera amici di Mondo Futsal e benvenuti alla finalissima della 33esima edizione del torneo Enzo Maria Ruotolo. Di fronte Ronny e Bianca Team, maglia rossa, SD Futura, maglia gialla, due uomini in barriera, sistemati da Matteo Vita. Pronto Antonio Caiola con il destro, Vita ci mette i pugni, respinge. Crash con il destro e c'è il vantaggio da parte di Ronny e Bianca Team, il gol di Silvio Crash, 1-0. La scucchiaiata in avanti per Caiola di testa Rubeca, poi Crash da destra spara in porta, pallone che termina di pochissimo alto, ancora numero 8 va a terra, non viene fischiato fallo, quindi si ricomincia da Aquilani che va alla conclusione in porta. Consoli gli dice di no sul pallone. Dal pin, da sinistra, ancora dal pin, può andare alla conclusione e c'è il raddoppio da parte di Ronny e Bianca Team con dal pin che con un sinistro potente supera Consoli 2-0. Questa ripresa della finalissima del Memorial Enzo Maria Ruotolo, edizione numero 33. Attenzione Aquilani, la chance Aquilani da solo davanti al portiere, Aquilani per Crashun, è il 3-0 per Ronny e Bianca Team. Crashun, doppietta per il numero 10, adesso si fa durissima davvero per SD Futura. Poi occhio la ripartenza di Panzaru per Aquilani, 3 contro 1, Panzaru, il pallone che passa per Crashun, esterno della rete per il numero 10, chance buttata al vento da Crashun per il 4-0. Attenzione a Consoli, dalla distanza alla conclusione, traversa, colpita dal numero 8. E ancora Caiola, Lidano da sinistra, cerca lo spazio per calciare, non c'è luce, allora si va da Consoli. Le finite del numero 8, va la conclusione, accorcia le distanze, numero 8 Consoli, 3-1. E finisce qui la sfida con il successo di Ronny e Bianca Team 3-1 nella 33esima edizione del Memorial Enzo Maria Ruotolo. Un arrivederci a tutti gli amici di Mondo Futsal. La prima classificata è la squadra Ronny Bianca Team, premia la signora Ruotolo. Grazie.